Dopo qualche bicchiere di vino è difficile potersi approvinguare a un personaggio come lei. La ringrazio per il personaggio. Un figlio di Napoli, un figlio della sanità. La ringrazio per questo titolo. Un figlio della sanità. Una lacrima di Napoli, ti va bene questa definizione? Una lacrima di Napoli. Ma più che una lacrima di Napoli, io direi una testimonianza importante di Napoli, un'espressione di Napoli che troppo spesso viene maltrattata. E su questo punto la fotografia significa moltissimo, perché significa documentazione di uno Stato che andrebbe recuperato e promosso, affinché si comprenda che molto spesso un'oleografia finisce per condannare un contesto. Ma Napoli è una fotografia o la fotografia è Napoli? Questo è un po' alla Marzullo questa domanda. Secondo me è una straordinaria fotografia che va letta con intelligenza, cercando di leggere un segno che non a tutti è comprensibile. Poi chiediamo al Presidente. Presidente, una domanda tecnica, lei che è un esperto, non dobbiamo bracca. Allora, Napoli è la fotografia o la fotografia è Napoli? Bella domanda. Ho risposto uguale, però io poi gli ho dato la spiegazione. Io sono d'accordo sempre con Carlo, Non mi ricordo che cosa ha risposto. Io penso che comunque abbiamo la fortuna. Napoli si può scrivere con la luce, oltre a scriverla con le parole, con il pensiero, con l'amore, con il sentimento. Allora, noi siamo... La luce quanto è importante per Napoli? Allora, è una metafora questa. No, non è... Allora, noi siamo fortunati di vivere in una città così bella. Sembra banale dirlo, ma è universalmente riconosciuto la bellezza di Napoli. Purtroppo siamo noi stessi i nemici della nostra città. Parlo di Napoli, per Pozzuoli e per altre province. Noi nel nostro piccolo ci combattiamo per divulgare le bellezze, non solo le bruttezze che ci sono qui. E quindi sì, è Napoli che ha la fotografia. Non sei d'accordo? Se con il flash si può arrivare ad illuminare i vicoli, quei vicoli già brillano di luce propria. La seconda. Sono di... La Napoli da fotografare, qual è? La Napoli tutti i giorni, non solo i posti turistici che invitano le persone a guardare. Napoli è dal centro storico, a Posillipo, al Vomero, Pozzuoli, in provincia, quindi è ovunque, basta guardare. Ok, grazie. Potremmo dire che Napoli è una Versana in trasferta. Una Versana in trasferta. Aspetta. Abbiamo trovato una Versana per caso. Una Versana per caso, come ti trovi qua? Come ti trovi a Pozzuoli? Grazie a una mia cara amica che ha esposto la foto. Posso dire il numero? Certamente. La numero 31. Una bellissima foto. Ida, che adesso sta fuori. Ma noi sappiamo che tu sei un'assidua lettrice della Rampa. Sì, sì. Complimenti. Seguo e siete bravissimi, veramente. Grazie. Complimenti a voi. Carlo, dove è andato Carletto? Carlo! Carlo, dove? No, Carlo, dove sei? Scusa. Scusa, no, non ti avevo visto con la coda dell'occhio. Diciamo che il vino sta facendo una sua parte importante. Stavi dicendo? Che ha inebriato notevolmente l'intervistatore. Niente, stavo dicendo che Napoli è un segno tangibile che soprattutto va letto in quello che molto spesso è celato. Quindi la nostra capacità è quella di leggerlo, questo segno, cioè dare uno strumento per comprendere una realtà che a non tutti è immediatamente comprensibile. Parliamo anche delle attività tue, della tua associazione che è Cela Napoli, ricordiamo una delle eccellenze di Napoli. Intanto sottolineiamo che il Cela Napoli non è un nascondere Napoli, ma ricorda la figura di uno straordinario studioso che è Carlo Celano. Carlo
che a fine Seicento ci ha raccontato della nostra straordinaria città. Il bello, il curioso, com'era? Storia dell'antico, del bello, del curioso della città di Napoli. A cui tu ti sei ispirato per le tue guide. Sostanzialmente è una crasi, cioè una fusione tra il nome del Cialano e la denominazione della città. Ma la cosa interessante è che attraverso questo canovaccio che lui ha realizzato a fine Seicento possiamo andare a ripercorrere questi luoghi e molto spesso andare a riscoprirli. Ed è straordinario che molti napoletani dicano: ma com'è possibile che io stesso, che abito da tanti anni a Napoli, non conosca questi luoghi? È possibile, perché abitare un luogo, se diventa soltanto occuparlo senza andare ad indagarlo, diventa un albergare senza conoscere l'intorno. Napoli è fortunata ad avere un figlio come te, Carlo? No, è fortunata ad avere le persone che sono innamorate di Napoli, e in questo la fotografia, i ragazzi scrivendo con la luce, secondo me stanno scrivendo, scusate l'antitesi dei termini, ma una pagina importante, perché stanno documentando un pezzo di città. Grazie Carletto. Grazie alla Napoli. Allora, nuovamente al 36 metri quadri di Pozzuoli, nuovamente al 36 metri quadri di Pozzuoli, per raccontarvi uno degli aperitivi fotografici organizzato dalla nota associazione partenopea di fotografi amanti della fotografia, Scrivendo con la luce. Questa sera è particolare perché è la finale di un ciclo di aperitivi dedicato a incontri. Eccoci con il presidente Emanuele Esposito, a cui chiediamo un commento di chiusura, ma anche i vincitori della serata. È stato un percorso lungo, 4 mesi e mezzo di esposizione, di incontri vari, di varia tematica. Siamo partiti dal bianco e nero per concludere col 14 febbraio con il tema dell'amore. E siamo qui con 8 premi stasera. 8 premi, un numero corposo. Quindi presidente, annunciamoli, forza. Iniziamo premio del web. Premio del web, forza. Allora, solo prepariamo la diretta con 20 voti. Vera Gaito. Ridire il premio, Vera Gaito. Ecco Vera Gaito. Paolo, fotografia e l'amore, eccola qua. Eccola qua. Allora, Vera, descrivi la foto. Allora, la foto praticamente ritrae mio figlio e mia nipote mentre si stavano dando un bacino così d'affetto al suo compleanno. Quindi l'amore che va oltre ogni limite, ogni confine. Certo. Va bene. Grazie a tutti per avermi votata. Grazie. Va bene, grazie a te. Allora, andiamo avanti. Presidente, andiamo avanti. Giuria popolare. Giuria popolare. Anche stasera indetta. Vince Onciucio. Onciucio. Quindi ritira il premio. Grazie. Di suspense. Eccola qui, la professoressa. Un applauso, ragazzi. Allora, grazie della Volpe. Allora, per la seconda volta a me l'onere e l'onore di intervistare non solo la mia caporedattrice, ma mia sorella, a cui chiediamo nuovamente il motivo della sua fotografia. Ah, il motivo della foto, casomai la prendiamo anche, penso che sia esemplificativo di ogni realtà cittadina, non è una foto napoletana, è una foto scattata da Versa e penso racchiuda un po' l'essenza dei rioni, delle città, del parlare, del chiacchiericcio in generale. Io ringrazio il presidente e l'associazione che mi ha permesso questa avventura. Io non sono una fotografa, però ho vinto lo stesso. Grazie presidente, e colgo anche l'occasione per fare gli auguri al presidente, visto che è il suo compleanno. Grazie, grazie. Vabbè, ma si poteva anche sorvolare sull'ultimo punto, perché il presidente è una foto eloquente. Ma è stata lupata. No, per cortesia.
Vabbè, visto che siamo... Monica! Thank you! Vabbè. Sempre lui. Ma chi è? Chi? Ale Rocco, il nuovo tecnico. Ok. Vai avanti. Allora, si va avanti. Busta verde. Allora. Che? No DVD accattato. Vai. Ah, ladies and gentlemen. Allora. Winner is. Iniziamo con i premi, tra virgolette, tecnici. Premi tecnici, quindi di un certo livello. Allora, il nostro premio, riscrivendo con la luce, va a... Sarà Gianluca Sambo per incontri internazionali. Ecco, e allora Gianluca Sambo dov'è? Ecco. Gianluca Sambo, la foto? La foto qual è? Cuba. Gli inconvenienti della diretta. Cuba. Sì. Allora, attendiamo la foto, momenti di attesa. Facciamo i nostri complimenti a Gianluca Sambo per la vittoria. Allora, una prima dichiarazione da vincitore. Non me l'aspettavo. Arriva. Ecco la foto. Allora, chiediamo al vincitore di descrivere la foto. Allora, questa è stata scattata a Baracoa, a quasi mille chilometri da L'Avana, posto poco turistico e ci ha lasciato il cuore. Baracoa, estremo est di Cuba, e qua ci ha lasciato il cuore perché non ci vanno i turisti, ci va pochissima gente. Posso dire, è stata scattata, c'erano dei bambini che giocavano e gli ho chiesto se potevano essere molto più veraci nel gioco, spontanei, esatto, e ci sono riusciti moltissimo. Ci ho lasciato il cuore qua. Allora, complimenti e congratulazioni per la vittoria. Ecco il presidente con me. Ogni tanto il presidente parla, fa finta di... Allora, sono molto contento che sia venuto per la prima volta a Napoli per Scrivendo con la luce, per noi. Da Chioggia Venezia. Chioggia Venezia. Conosciamo. Complimenti, già. Grazie. Complimenti. Benvenuto. Allora, avanti, il prossimo Busta Arancione. Signori e signori, ottima fotografia. Allora, la foto che io ho scelto è questa, da premiare. Allora, in contu... Angelo non ci sia, vero? Purtroppo no. Purtroppo Angelo non c'è. Silenzio! Presidente, richiami all'ordine. Ma è comunque una festa, quindi... Ho capito. La festa. Allora mostra... Allora, descrivici la foto. No, non sono io l'autore, io sono... Vabbè, prova una descrizione. Come premiante descrivi la foto. Per me è un inizio di un progetto, diciamo, quello che ho visto in questa foto. Quindi un'ottima foto certamente da premiare e una foto che potrebbe dare tanto in un progetto più ampio. Purtroppo non abbiamo l'autore, quindi non possiamo procedere con commenti ulteriori. Quindi si vince in contumacia come una condanna giudiziaria. Quindi Angelo, complimenti. Anche così, quindi, si vince anche così, non so. Vabbè. Andiamo avanti. Grazie. Complimenti in differita al vincitore. Premio Giaca, vai. Premio Giaca. Scheda celeste. Azzurro Napoli. Vabbè, non stiamo lì a... Salvatore De Rosa. Salvatore De Rosa. Bravo. Allora,
un'altra vittoria in contumacia. Ritira il premio per Salvatore De Rosa. Come premiante, descrivici la... Non posso... le tue sensazioni, le tue emozioni. So che l'ha fatta a Salerno. L'ha fatta a Salerno e non so più di più. Niente di più. Tu che sei... Una foto che comunque trasmette molto. Aspetta, quella mostrala alla tele. E adesso la condizione, diciamo. È una foto che ha scelto il titolare, quindi però diciamo che trasmette molto. Con questo anziano che cerca di aiutare questa persona, penso ormai in difficoltà, per il periodo che gira qua. Momenti turbolenti, presidente, a proposito di questa foto lei cosa ci dice? Allora, come già detto, quando durante la premiazione per incontri metropolitani sulla strada, è una foto che racconta, cioè è un inizio di un discorso, cosa stanno facendo? E quindi lascia l'interrogativo. Il motivo del dubbio, come diceva Sant'Agostino, il dubbio attesta la verità. Quindi andiamo avanti. Okay. Siamo presto. Giorgio Cappiello. Lo invitiamo a venire qui. Ecco Giorgio Cappiello. Allora, la foto di Giorgio, presidente, si renda utile, prenda la foto del vincitore. Grazie. Questo presidente. Abbiamo regalato una stampa. Allora, mostriamo questa stampa alle telecamere. Ah, bellissima. Allora, descriviamo questa stampa. Descriviamo questa stampa. Beh, cosa ci ha colpito di questa stampa? Quest'uomo che con le mani raccolte sul viso, cosa avrà provato per essere così? Cosa, che emozioni? Le mani rugose. Cosa avrà visto questo elevato contrasto delle mani? Assolutamente, è una foto che dà tanta emozione. Poi contemporaneamente troviamo al suo fianco quest'uomo di spalle, quasi come se non si stesse assolutamente accorgendo di quello che sta accadendo a quest'uomo, quindi è una foto che fa pensare molto ed incuriosisce tantissimo. Ah, riprendo. Infatti questa foto fa parte di una raccolta di foto, ho fotografato i disagi della circumvesuviana di Napoli. Questa persona era... che sono molti di recente. Una persona di colore che non voleva farsi fotografare perché forse non era in regola con i documenti, ha paura di una denuncia o un qualcosa e quindi copriva il volto. E io l'ho portata al contest che era proprio ritratti, perché per me queste mani contano più di un ritratto. Cioè, senza volto, oppure uno, nessuno e 100.000, direbbe Pirandello. Un volto umani. Vabbè, complimenti, complimenti e congratulazioni. La scheda gialla, cartellino giallo, premio 36 metri quadri. Apri. Vediamo. Grazia della Volpe. Di nuovo Grazia della Volpe. Grazia della Volpe che questa sera sbanca proprio a livello di... Complimenti. Allora. Ah, dobbiamo chiedere nuovamente di descrivere la foto, credo non sia sempre il caso. Ringrazio gli amici del 36 che ci hanno ospitato e che mi hanno dato questa possibilità. Un locale carinissimo, venite tutti. Sì, però non ti commuovo. Solo questa, ma non sono commossa. Vabbè, cara caporedattrice, può anche farsi da parte. Vabbè. Allora, eccoci con Antonio Covino che vince il premio. Che premio, presidente? Allora, premio dell'amico sponsor Ciro Peluso. Dell'amico sponsor Ciro Peluso. Allora, questa maglietta celebrativa è allegorica, direi. Sì. Vabbè, lasciamo stare i commenti su questa maglietta. E anche un buono sconto di 10 euro al negozio. Grazie. Un buono sconto cambia la vita. In attesa della foto. La foto è questa. Ah, la foto è questa. Wow. Ecco Barcellona, la Sagrada Famiglia. La famiglia. E Gaudì, il tema di Gaudì, questo grande architetto. Che cosa devo dire? La descrizione della foto. Sensazioni, emozioni. Diciamo che è un viaggio venuto dopo un corso di fotografia, per cui mettevo in pratica gli insegnamenti fatti anche dal presidente. No, per cortesia non lo dico perché è proprio un elemento proprio...
Nel mio piccolo. Nel tuo piccolo. Nel tuo piccolo. Per la stessa. Quando ho visto che questa persona stava scattando una foto alla Sagrada Famiglia, mi sembrava ancora più interessante scattare la foto di colui che scattava la foto. La serie Pirandello direbbe il metateatro, noi diciamo la metafoto. La metafoto. La metafoto. Ecco. Vabbè, complimenti. Grazie. Presidente, un commento? Sono felicissimo che un allievo di Scrivendo sempre questa propaganda pro domo su propaganda. Cicero. È constatazione. Siamo felicissimi di questa varietà anche di premiazione, soprattutto del voto di per i graffiti di... Allora, presidente, scusa se ti interrompo, ma i prossimi appuntamenti quali sono? Allora, ci rivedremo a fine aprile. Fine aprile. Due mesi di stop. Prendiamo un po' di stop organizzativo, anche per rimettere a posto le idee e per ripartire alla grande. Ah, e bastano due mesi per rimettere a posto le idee. Almeno. Vabbè, soltanto per l'esposizione, la pausa. Le energie del presidente sono infinite. Due mesi perché. Diciamo che lo imponiamo, ma lui basterebbe una settimana già può ripartire. A me basterebbe, secondo me, se lo sapesse favorevole. Domani mattina. Allora, un applauso al presidente, ieri è anche il suo compleanno. L'intervista è finita, andate in pace. Allora, ci vediamo. Il vero vincitore è Emanuele Esposito. Allora, ci rivediamo con Emanuele Esposito. Qui al 36 metri quadri e con tutti gli amici di Scrivendo con la Luce a fine aprile, aspettando primavera.